Ciao a tutti, vi ho preparato un video con lo spacchettamento del mio nuovo ordine X Dynamic, dove vi farò vedere tutte le novità arrivate nel mese di novembre. Vi ricordo inoltre che nella descrizione troverete i link di tutti i prodotti che vedremo insieme, più il codice sconto che sarà valido per tutto il mese di dicembre. Ciao a tutti e buona visione! Ecco qua il mio ordine. Allora, qui abbiamo i pad che sono quelli in cellulosa, i classici pad. E qui arriva il bello. Cominciamo con questo. Insieme, prima spacchettiamo tutto e poi vediamo le novità. Ecco qua, vediamo un po'. Intanto svuoto tutto. Mamma mia, quante cose! Ecco qua. Allora, questi sono i sigillanti. Fill top coat e matte top coat. Ne ho presi un paio di ciascuno, anche se ho ancora la mia riserva. E ci dovrebbe essere da qualche parte anche il top diamond. Questi non li apriamo dopo, vediamo un po' se riesco a trovarlo. Anche questi li apriamo dopo. Anche questi dopo. Dovrebbe esserci da qualche parte, ma a trovarlo. Ah, eccolo qua. Ecco qua. Questi ho aperto già un po' di pacchetti. Allora, questi sono i miei sigillanti del cuore. Fill top coat, matte e top diamond. Sono tutti senza dispersione. Il matte top coat lascia l'effetto velluto, un opaco bellissimo che non macchia, è uno spettacolo. Poi abbiamo il top diamond e il fill top coat. Sono tutti e due senza dispersione e lucidissimi. L'unica differenza tra tutti e due è che il fill top coat è leggermente più denso rispetto al top diamond, quindi è comodissimo per sigillare i decori oppure i glitter, e lasciano una lucentezza fuori dal mondo, bellissimi. Questi sono i costruttori che ho preso e ve li faccio vedere uno ad uno. Allora, questo è il Technics 1, è un costruttore ad alta densità e adatto per i muretti. Io ho preso il numero 1 che è più adatto alla mia carnagione e ci sono 5 colorazioni differenti. Poi ci sono i nuovi arrivati della linea Soft Pink, il 32 e il 34. Allora, i Soft Pink sono di medio-alta densità, lattiginosi, quindi lasciano un effetto semitrasparente. Questo è di un bel rosato e ve lo lascio aperto così riuscite a vederlo ancora un po'. E poi c'è il Soft Pink 34. Vediamo un po'. Ha una colorazione simile a caramello, molto 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 particolare e bello.
Questi sono favolosi se dosati in maniera ottima e sono favolosi per la tecnica senza limatura. Questi invece sono i nuovi camouflage, vi faccio vedere prima quelli che già erano in linea e dopo vi farò vedere quelli nuovi. Allora, questo è il camouflage 31 e i cover camouflage sono di sempre di medio-alta densità e sono dei cover coprenti. Quindi si possono utilizzare anche per il muretto e anche se dosati nella maniera giusta per la tecnica senza limatura. Allora, quello che abbiamo visto prima era il 33, questo invece è il 35 e questo qua è il 36. Io li adoro, io li uso tantissimo. I cover camouflage sono quelli che non dovrebbero mancare mai. E adesso vi faccio vedere i nuovi arrivati. Mi sa il numero 38, 39 e 40. Sono delle colorazioni nuove che... Bellissimo. Questo qua è tipo caramello come il soft pink 34 che abbiamo visto prima. Questo è il camouflage 39 che è tipo un nocciola chiaro. E poi il camouflage 40 che è tipo un panna. Sì, un panna. Colorazioni molto belle, secondo me si possono sfruttare bene in inverno al posto del colore. Questi qua ve li apro e vi faccio il video con la stesura e vi faccio vedere tutto per bene. Lo faccio dopo. Poi abbiamo i cat eyes. I cat eyes che dovrebbero essere 5. Sì. Anche di questi vi faccio il video dopo. Intanto ve ne spoilero uno. Questo è il numero 12. Dopo vi faccio il video. E questi invece sono i flash. No, questo no. Questi sono i flash. I disco flash che sono glitter, colori glitter, catarifrangenti, praticamente con una luce intensa. Diventano scargianti. Questo era tipo il 9. Anche questi ve li stendo e ve li faccio vedere per bene. Qui, ecco, mi ero dimenticato. È un sigillante sempre senza dispersione con i glitter. Anche questo ve lo faccio vedere su un colore. E poi, ultimo ma non per importanza, c'è il 24 carati, che è un argento favoloso. Anche questo ve lo faccio vedere. Ecco qua, bellissimo. Questo è il mio ordine. Subito dopo vi metto la stesura dei colori dei cat eyes e dei disco flash e niente. Seguiteci sul nostro canale YouTube Nail Lab dove vi postiamo dei video di nail art e tutti i prodotti X Dynamic. Grazie di tutto e ciao!